questo programma è offerto da Tecnocampus. Martedì 25 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni giorno offerta da Tecnocampus. Tanti fatti in primo piano, si parte proprio dallo sport, le Olimpiadi in Italia, Milano Cortina nel 2026, ma anche tanti altri fatti che ovviamente sono connessi e legati direttamente a questa vicenda, ma non solo, ma vediamo subito i fatti con i quotidiani nazionali e cominciamo questa mattina con il Corriere della Sera. E vediamo che in apertura di pagina c'è proprio la vittoria di Milano e Cortina. L'Italia batte la Svezia per 4 voti a 34, 47 a 34. L'applauso di Mattarella, Salvini, Punzecchi e 5 Stelle, uno sbaglio aver rinunciato. E ancora vediamo festa per l'Olimpiade Invernale 2026, Conte sarà memorabile, Sala e Zaia subito al lavoro. Ed è quello che viene definito proprio come il senso di una sfida. E intanto vediamo proprio quali sono le altre notizie in primo piano. Secondo questa prima pagina, stare zitti in politica, e ovviamente non solo, è troppo spesso un errore. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, che peccato per Torino, che ovviamente ha rinunciato, e questo rimarrà ovviamente sempre in primo piano per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, che ha detto appunto no. E intanto quei testimoni all'immissione, mentre Di Maio dice chi vuole la crisi ci porta al governo tecnico. Questo è l'allarme che viene lanciato proprio dal capo del Movimento 5 Stelle. Intanto il boss Morabito e i vasi in Uruguay. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati dalle testate nazionali. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Verità e vediamo che in apertura di pagina troviamo l'università svenduta però ai centri sociali. Tutti sapevano, nessuno ha fatto nulla. Scarica barile dopo la morte di un giovane rave party illegale della Sapienza. La questura, segnalazioni senza richiesta esplicita di intervento. Il prorettore, non sono occupazioni e poi lo sgombero non è l'approccio migliore. Noi siamo inclusivi. La verità è che in ossequio all'onda rossa si è tollerato il commercio di droga e alcol nell'Ateneo. Insomma, una vicenda complessa che sta smuovendo tantissime informazioni in relazione a quanto avvenuto e soprattutto tutto sotto banco. E ancora vediamo no alla tutela legale, 5 Stelle preparano il disastro dell'Ilva ma anche quello del paese, dice sempre questo quotidiano. E intanto vediamo una foto che la racconta in breve, vendetta, la Svezia è battuta, Olimpiadi a Milano e Cortina. E intanto i giudici europei a bordo della Sea-Watch coinvolti dalla ONG oggi possono costringere l'Italia a far sbarcare i migranti e Salvini però resiste. Mentre vediamo che i telegiornali dei replicanti sono diventati istigazione all'antipolitica e Pansa intanto vede il neodittatore, ma guarda TV e legge giornali a noi ignoti. E intanto, sempre nella parte bassa della pagina, Viviano accusa Foschini, mi ha fatto condannare per uno scoop, tra le penne di Repubblica volano infatti le coltellate. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da queste prime pagine, ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano e vediamo nella parte alta della pagina, retata per mafia in Puglia, Salvini esulta, poi esce la foto di uno degli indagati sul palco col suo amico eurodeputato Casanova, quello del Papete Beach. E intanto vediamo proprio in apertura di pagina, anche qui è festa, occhio ai portafogli, battuta a Stoccolma sui giochi 2026, sprechi in vista, Olimpiadi Milano e Cortina vincono ma perde l'Italia secondo questa testata. E vediamo tutti i personaggi che hanno determinato appunto questa vittoria. Ogni edizione da 50 anni finisce con mega booking
blocchi per città e paesi organizzatori e maxi aumenti di tasse, senza dimenticare le retate di Expo 2015. Insomma, i lati negativi di questo che così viene considerato sia un premio, adesso però pare essere proprio l'opposto. Intanto vediamo nella parte sinistra della pagina i guai a 5 Stelle. Fico in allarme per il futuro del movimento, i nostri pareri su Di Maio e Dibba. E ancora Lotti scarica tutto su Renzi, Consip avevo la sua delega, questo è quanto riguarda la prima udienza e la campagna, come si mettono gli onesti contro gli evasori fiscali. E intanto i ritratti di questo quotidiano, lo Tito e lo Tutto, Pulizie, Lazio, PM, l'Italia e il Senato, insomma, vuole davvero tutto. E infine vediamo ancora USA Iran, perché no alla guerra, mentre Sky e il Salvini da Bagnasciuga viene raccontato proprio in questa prima pagina. E ancora vediamo le altre notizie raccontate su queste testate nazionali nella giornata di oggi. Ci spostiamo sul quotidiano La Repubblica e anche qui vediamo il momento della festa, l'esultanza proprio per il miracolo a Milano e a Cortina. L'Italia ottiene l'Olimpiade invernale del 2026 battendo la Svezia. Conte ha vinto un paese unito. Esulta il sindaco Sala, faremo tutto per bene senza perdere tempo. Festeggiano Lega e PD, polemica sul no dei 5 Stelle per quanto riguarda Torino. E intanto in retroscena quell'urlo grande, due regioni. Mentre commento come strano lo sci ambrosiano, quanto diventa intanto lontana Roma. E intanto Mattarella, vediamo che dice, chi finge di non vedere aiuta l'illegalità. E intanto la capitana Carola della Sea-Watch, sfido il divieto e dentro in porto. Viene fatta insomma un'intervista appunto alla capitano di questa nave. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati dalle testate nazionali e sul Mattino. Andiamo a vedere il mondo social, la fabbrica dei falsi followers. I migliori clienti sono gli italiani. E intanto De Giovanni nel suo nuovo libro racconta l'addio di Ricciardi, un giallo nel giallo, ma forse tornerà. E intanto la storia su Sky, come eravamo l'estate in cui arrivò Maradona. E nella parte alta della pagina, in apertura di pagina, Campania, le industrie in fuga, un grave allarme soprattutto da quando ieri nel Casertano l'americana Jabil ha annunciato 350 licenziamenti, colpa della concorrenza feroce. Whirlpool, oggi ci sarà il vertice, i lavoratori, i prodotti spediti in Polonia, l'azienda se n'è già andata, da Napoli a Caserta, insomma lavoro addio. L'industria in Campania vive momenti difficilissimi, da Caserta ieri la notizia della decisione di Jabil, gruppo statunitense che opera nel campo delle telecomunicazioni, di licenziare la metà dei 700 addetti del sito di Marcianise. Per la Whirlpool oggi incontro a Roma con il ministro Di Maio, ma intanto i magazzini vuoti sono il segnale della smobilitazione. Insomma, questo è il problema imperturbabile e soprattutto prorompente di questo nostro sud e soprattutto di Caserta, di Napoli, dell'intera Campania, la mancanza di lavoro o soprattutto la fuga da queste terre. E soprattutto nel caso della Jabil, aveva già dato in passato parecchi segnali di discontinuità e soprattutto di preoccupazione, adesso però con questi licenziamenti si arriva davvero a toccare il fondo e tanti lavoratori si troveranno senza avere fondi necessari per sopravvivere, per mandare avanti le proprie famiglie. Insomma, un problema grave, come grave continua a essere quello della Whirlpool. Oggi appunto l'incontro con Di Maio proprio per discutere, e tanti lavoratori che questa mattina partono proprio alla volta di Roma per essere presenti in quel momento, ma soprattutto per cercare di dare una svolta a quello che è l'ambito del loro lavoro, che rappresenta appunto la dignità della loro stessa esistenza. E vediamo infatti che secondo questo quotidiano l'analisi, il lavoro si può trovare anche al sud, viene raccontato in un articolo del Mattino che dopo andremo a vedere nei particolari. Sembra proprio questa la realtà, ma troppo spesso invece appare che il lavoro al sud si trovi sicuramente, ma non sempre retribuito come si deve, o forse nemmeno tanto retribuito. E intanto vediamo le idee Pereira e il San Carlo, perché tentar non nuoce. E infatti dicono di lui che abbia un carattere spigoloso, dicono anche che sia stato e portato a ragionare sempre e solo in grande, qualche volta anche troppo. Alexander Pereira è l'uomo degli ultimi 10 anni che ha tenuto saldamente le redini prima dell'opera di Zurigo, poi del Festival di Salisburgo e in
infine del Teatro alla Scala. E ancora vediamo proprio nel centro della pagina il riscatto dopo i no dei sindaci 5 Stelle a Roma e Torino, si arriva ai Giochi d'Italia, questa volta a Milano. E a Cortina le Olimpiadi invernali, una vittoria del sistema paese, così viene raccontata dal Mattino l'edizione numero 25 dei Giochi Olimpici Invernali, si celebrerà nel febbraio 2026 in Italia. Ieri l'aggiudicazione del CIO a Losanna, Italia ottiene 47 voti per Milano Cortina, 34 voti per Svezia, per Stoccolma. E intanto vediamo che molto bene, ma adesso stiamo attenti a spendere nella maniera migliore per l'intero sistema paese. Questa vittoria italiana per le Olimpiadi 2026, il successo della candidatura però non premia soltanto il Lombardo-Veneto, e questo è naturale che sia così. Ovviamente le Olimpiadi porteranno con sé non solo delle spese ma anche degli introiti che dovranno essere gestiti nella maniera più appropriata possibile, perché accanto ai giochi ci saranno ovviamente tanti sportivi e tanti turisti in più, e questo è un beneficio che non si sentirà solamente nel nord di questa nostra penisola ma in tutta l'Italia. Bisogna solamente vedere come gestirla al meglio per evitare sperperi, soprattutto buchi nelle casse, e soprattutto per finanziare tutto ciò che è necessario. E intanto vediamo che si parla ancora di cronaca su Il Mattino, lo shock per la bimba, l'autopsia sulla piccola Yolanda, morta a quanto pare strangolata. Gli esami confermano la morte violenta e i dubbi dei PM sul ruolo della mamma. Si era lasciato sfuggire di non averla trattata troppo bene in alcune circostanze, come quando la piccola Yolanda piangeva. E l'autopsia conferma che la bimba di 8 mesi è morta per strangolamento. Accusato dell'omicidio è il padre, che è stato arrestato alla stazione. Restano i dubbi dei PM sul ruolo della mamma. E ancora oggi si definiscono papà e mamma due persone che alla fine hanno determinato, uno secondo le indagini sicuramente, l'altra ancora in valutazione, però che comunque hanno cagionato tacitamente o materialmente la morte di una bimba a cui loro effettivamente avrebbero dovuto dare solamente amore e protezione nei confronti del resto del mondo. Ma quando ciò avviene nell'ambito della famiglia diventa ancora più crudele, ed è una storia che non vorremmo mai raccontare. E intanto Uruguay, la fuga dal carcere del Pablo Escobar dell'Andrangheta. Il boss dell'Andrangheta, Rocco Morabito, è infatti dal carcere di Montevideo, dove attendeva l'estradizione in Italia, e a un passo da questa estradizione è fuggito con una fuga rocambolesca proprio da film. E intanto vediamo nella parte bassa della pagina: a 10 anni dalla morte però nessun tributo, stiamo parlando di Michael Jackson, la damnatio memoriae di questa grande star. Il popolo di fan oggi prenderà d'assalto ogni luogo simbolico che lo ricordi, dalla tomba al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles alla stella sul Walk of Fame di Hollywood, ma con pudore, perché nel decennale della morte di Michael Jackson il re del pop è un re nudo, detronizzato, senza più omaggi clamorosi. E infine vediamo il personaggio raccontato da questa prima pagina: cultura nera sconfitta quando si fece bianco. Posso averlo visto solo lì, sul parquet lucido del teatro della mia scuola elementare, perché ero piccolo, allora avevo solo 7 anni. In città non era ancora arrivata la TV via cavo, e anche se fosse arrivata, mio padre ne sarebbe stato diffidente. Questa è una realtà di quelle che possiamo raccontare. Nel momento in cui è arrivata la televisione, la diffidenza è stata tanta e forte, ma anche il desiderio di comprendere che cosa c'era in quella struttura, in quell'elemento allora decorativo, che rappresentava un'innovazione ma anche qualcosa di pauroso. E in tutto ciò che è spettacolo ci sono queste due facce: il desiderio di vedere e dall'altro lato la paura di constatare. Ma continuiamo a vedere i fatti raccontati dalle prime pagine dei quotidiani. La guardiamo sul Gazzettino: Milano Cortina 2026 è fatta, con ben 13 voti di distacco. L'Italia vince sulla Svezia la sfida per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali. E intanto vediamo in primo piano risultanza di Mattarella e Conte in Malagò. Mi ricandido al CONI, Sala e Ghedina mi hanno dato fiducia, la Raggi purtroppo no. E intanto vediamo proprio nella parte centrale della pagina questa foto in cui si esulta, 47
a 34, una vittoria meritata e 3 lezioni. E intanto vediamo ancora in primo piano le altre notizie raccontate: il nodo Pedemontana 4, soluzione veneta, intanto la denuncia Padova, concorsone sotto accusa all'esame, pensate un po', candidati con il cellulare. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati dalle prime pagine, ci spostiamo su Il Manifesto, andiamo a vedere nella parte alta della pagina. Si è tanto parlato in questi giorni di salario minimo e flat tax, ma i giallo-verdi litigano adesso sulle coperture. Piatto piange, Lega e 5 Stelle in tilt. Infatti, mentre la Commissione europea ipotizza per l'Italia un percorso a tappe forzate di riduzione del debito fin dalla prossima manovra, Salvini vuole anticipare la stessa legge di bilancio, mossa che suona come anticipo di crisi. Il leghista non deroga su flat tax e sa che se degli ostacoli sulla riforma si palesassero in autunno non sarebbe più possibile andare alle urne di Maio. Intanto insiste per sapere quali sarebbero le coperture. E sulla TAV l'intervista a Marco Ponti: questo governo come i precedenti. E intanto in apertura di pagina anche qui, sblocca cantieri, messa all'angolo nel grande gioco delle nomine di Bruxelles, sotto la spada di Damocle della procedura Unione Europea, l'Italia si consola strappando alla Svezia alle Olimpiadi Invernali del 2026. Da Sala Zaia il Lombardo-Veneto festeggia lo sblocco cantieri tra Milano e Cortina. E intanto nella parte bassa della pagina, da Turchia persa a Istanbul, a rischio il sistema Erdogan, ma resta la guerra fredda. E intanto dal Mediterraneo, Sea-Watch ricorso alla Corte di Strasburgo. E per quanto riguarda il Bahrain, la pace di Trump indigna la Palestina. E continuiamo ancora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali con il dubbio. Due leghe, due movimenti 5 Stelle, la maggioranza a quanto pare si sfibra, ma proprio dall'interno gli europeisti del Carroccio premono Salvini e Diba minaccia Di Maio, e lo scontro continua tra Lega e 5 Stelle, che non è l'unico scontro che in queste settimane agita il governo. Mentre le divisioni del PD, di Forza Italia e ormai anche del Movimento 5 Stelle sono rumorose sotto gli occhi di tutti, quelle della Lega sono rimaste sin qui sotto traccia, e non è esclusa che proprio la capacità di muoversi senza scontare il piombo dei dissensi interni abbia fin qui avvantaggiato il partito di Salvini. Ma quelle divisioni esistono e non sono nate con l'improvvisa e sorprendente uscita del numero 2 Giorgetti contro i mini bot del compagno di partito Borghi, ma anche dello stesso Salvini. Potenzialmente potrebbero essere persino più deflagranti di quelle che ha squassato gli altri partiti, perché in ballo non c'è solo la linea politica o la rivalità tra leader, ma una rappresentanza soda di interessi diversi, sempre a rischio di inconciliabilità. Insomma, veramente le rotture nell'ambito degli stessi partiti rappresentano proprio uno specchio di questa nostra Italia, che oggi si trova a essere sempre più frammentata, cosa che un tempo avrebbe rappresentato l'ideale massimo, che era quello della congiunzione e dell'unità. Invece oggi si va sempre avanti verso la divisione. E intanto nella parte centrale, Olimpiadi trionfo di Milano e Cortina, la decrescita infelice ha perso, l'Italia vince unita la battaglia e guadagna miliardi. Mentre sulla parte destra della pagina, la sinistra riscopre la sicurezza o sparirà. Non so quale espressione giusto usare, perciò lo dico semplice: siamo in una fase di guerra, legge in Italia e nel mondo uno spirito di guerra che mette i brividi. È così che Claudio Petruccioli osserva attonito i fatti politici e spiega di avvertire un vero e proprio senso di impotenza. Mentre nella parte bassa della pagina si continua a parlare dell'odissea giudiziaria, l'arresto, le botte, la gogna, ma quel maestro accusato di abuso forse è innocente. E appunto, dice Simona Musco, bisogna avere molta prudenza prima di mandare in carcere una persona, è stata devastata la vita di un uomo per bene, come è stato riconosciuto dal riesame. La denuncia dell'avvocato Gaetano Fiero è grave, le intercettazioni utilizzate per accusare un maestro di un asilo di Solofra in provincia di Avellino non dimostrerebbero in alcun modo le violenze sessuali. Insomma, questo è l'allarme più importante che viene lanciato proprio da questa testata. Troppo spesso l'informazione rende un servizio utile, ma nello stesso modo troppo spesso danneggia chi effettivamente ancora non è stato condannato. Bisognerebbe prestare più attenzione a valutare e soprattutto ad attendere i risultati finali. Eppure l'informazione vuole fare il suo dovere e troppo spesso diventa un simbolo
proprio di quello che è la marcatura innegabile della società di oggi. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati sulle prime pagine dei quotidiani, e questa mattina andiamo a esaminare anche Avvenire, che parla proprio delle Olimpiadi, futuro insieme, così le definisce questo quotidiano, e non si morde la mano tesa, dice l'editoriale di questa mattina. Mentre intanto vediamo che Milano e Cortina incoronate con i 5 cerchi olimpici, la festa è sempre in agguato, ma intanto l'Unione Europea ci dà tempo, Lega ancora una volta in primo piano il caso Minibot. E infine vediamo che ancora su questa testata il Sea-Watch, la nave Sea-Watch, viene considerata proprio in primo piano e diventa un affare di Stato. E insomma, con queste notizie per questa prima parte della rassegna stampa è tutto, vi lascio adesso a qualche momento di pubblicità, ma non andate via perché ritorniamo subito dopo e andiamo a vedere tutti i fatti della Regione Campania. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti ad affrontare le tematiche che ci giungono direttamente dalla Regione Campania. Lo facciamo sfogliando i quotidiani online. Vi ricordo che questa è la rassegna di Teleprima in diretta ogni mattina e soprattutto vi ricordo che l'informazione è il primo punto di vista di questa nostra televisione. Partiamo subito con le notizie che arrivano da Napoli, partiamo proprio con qualcosa di bello, come ad esempio la pedalata con arrivo a Bagnoli per il Bike It. Vediamo di cosa si tratta. E infatti è stata inaugurata ieri a Città della Scienza l'unica tappa italiana di Bike It, la mostra internazionale sulla storia della bicicletta a tema con l'esposizione che arriva in Italia dopo il successo a Bloomfield Science Museum di Gerusalemme e all'Universum Science Center di Brema. Il taglio del nastro è stata una pedalata con partenza alle 17.30. E adesso nella struttura di Corogno decine di exhibit, installazioni multimediali e oggetti storici provenienti dalle più importanti collezioni europee che racconteranno il passato e futuro di questo mezzo di trasporto iconico e intramontabile, partendo dal primo modello costruito 200 anni fa fino alle nuove frontiere della tecnologia e dell'innovazione. Insomma, un viaggio a due ruote nel tempo progettato e realizzato da 5 tra i principali musei della scienza di diversi continenti: il Bloomfield Science Museum di Gerusalemme, l'Universum di Brema, Canada Science and Technology Museum di Ottawa, Science Center Copernicus di Varsavia e Città della Scienza di Napoli. Insomma, nell'occasione del bicentenario dell'invenzione della bicicletta, un'occasione per scoprire questo mezzo di trasporto
troppo spesso non utilizzato in maniera rigorosa, anche se sarebbe il mezzo più bello per fare i propri spostamenti, sempre e comunque. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da queste pagine online, sempre dalla Repubblica: l'esame di maturità agli studenti del Fonseca. Che stress quelle domande a sorpresa. E infatti al centro del liceo di Napoli una classe linguistica è stata tra le prime a sperimentare la nuova formula degli orali, scegliere una busta tra le tre con l'indicazione dell'argomento da discutere. Insomma, un tempo c'era un programma televisivo condotto da Mike Bogione in cui si faceva scegliere la famosa busta, la 1, la 2 o la 3, e adesso questo sistema arriva anche a scuola. Tre buste per raccontare quello che è il proprio esame e quello che si è studiato negli anni. Insomma, una verità che viene detta proprio dagli studenti e che prima, con una tesina in cui avevano una base da cui partire, era tutto più semplice, adesso diventa più ingannevole secondo loro questa vicissitudine di dover scegliere una busta, essere soggetti al caso oppure no. Ma la realtà è un'altra, l'esame dovrebbe essere proprio questo, una sorpresa o comunque qualcosa che testi la reale preparazione degli studenti. E infatti rompere il ghiaccio della nuova formula del colloquio agli esami è stato ed è toccato ieri tra le scuole del centro di Napoli, una classe del liceo Fonseca, una classe di liceo linguistico, i cui studenti hanno sperimentato tra tremori e rassicurazioni della commissione l'introduzione delle buste che affidano alla sorte l'argomento dal quale il candidato deve cominciare a discutere e a tracciare un percorso tra le sue conoscenze, tra le discipline studiate nell'ultimo triennio e tra i programmi svolti. E insomma, lo studente tira a caso tra le tre e il caso ha voluto determinare proprio quello che sarebbe stato il via libera e soprattutto l'annuncio dell'argomento da trattare, che poteva essere una foto, una frase o qualsiasi altra identità raccontata in queste buste. Insomma, un gioco che però per molti è stato qualcos'altro. E intanto vediamo che oggi l'argomento in primo piano è la Whirlpool, il nuovo blocco degli operai in via Argine. Ieri c'è stata l'ennesima protesta che vediamo ritratta in queste foto di Repubblica, e vediamo infatti che la scintilla della protesta è arrivata nella mattinata di ieri dall'incontro convocato al Mise. Per oggi sono state caricate lavatrici destinate ai magazzini in Polonia, scrivono i sindacati in una nota. La cosa è venuta senza avvertire i sindacati, a conferma della volontà dell'azienda di disimpegnare completamente la fabbrica di Napoli. Reputiamo questa scelta scellerata, inaccettabile, ma soprattutto pericolosa, perché serve a destabilizzare un clima alla vigilia di un importante incontro con il ministro. Insomma, i patti che erano stati fatti erano altri, adesso sembra che i magazzini siano stati svuotati o almeno stiano incominciando ad essere svuotati senza però dire nulla. Oggi si vedrà che cosa accadrà dal rapporto con Di Maio e soprattutto dal colloquio che ne verrà fuori. E intanto continuiamo a dare belle notizie su Napoli: Ravello Festival, l'inaugurazione con gli Urai Valcua e l'orchestra del San Carlo. E infatti era tutto pronto per la 67esima edizione nel segno di Wagner e Martucci, fortemente legati a Ravello e a Napoli, che aprirà ovviamente il cartellone sinfonico della sezione Orchestra Italia della 67esima edizione del Ravello Festival. Domenica 30 giugno, a salire sul podio del Belvedere di Villa Rufolo, Urai Valcua, direttore musicale dell'orchestra del Teatro di San Carlo, che dirigerà il notturno sinfonico del compositore campano insieme al primo atto del Dei Valcure di Wagner. Le voci soliste saranno quelle del tenore americano Robert Dean Smith, del soprano finlandese Camilla Nylund e del basso forese Rooney Bratberg. E insomma, la musica sarà lo spettacolo preponderante di questa immagine senza tempo, ovviamente, di questo territorio. E intanto vediamo la cronaca: la tragedia della piccola Yolanda, ripetuti maltrattamenti ne hanno causato la morte. Yolanda è stata ripetutamente maltrattata, con questa accusa è stato fermato il padre Giuseppe Passariello, perché fortemente indiziato del reato di omicidio volontario aggravato della piccola di 8 mesi nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno. L'uomo è sospettato di ripetuti maltrattamenti che secondo gli investigatori hanno proprio causato la morte della minore, quale conseguenza delle lesioni riportate aggravate dall'omissione reiterata dai necessari soccorsi. Il fermo è scattato nella domenica sera, anche dopo
dopo le dichiarazioni di Passariello e della moglie Imma, che visti dagli inquirenti non coincidevano. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, sempre da Napoli. La Guardia di Finanza, attenzione, hanno scoperto una serie, 120 grandi evasori fiscali in Campania, sequestri per 140 milioni, nei dati relativi alle attività delle Fiamme Gialle, non piccoli commercianti ma soggetti fiscalmente pericolosi, i cui patrimoni derivano espressamente dai gravi reati tributari, economico, finanziari commessi. Sono 120 grandi evasori scoperti in un anno e mezzo dalla Guardia di Finanza, nei confronti dei quali sono stati sequestrati oltre 140 milioni di euro. Questi dati diffusi dalle Fiamme Gialle in vista della celebrazione del 245° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, in programma appunto nella giornata di ieri pomeriggio nella piazza d'armi della caserma Zanzur a Napoli, durante la quale appunto è stato ricordato questo anniversario e soprattutto le conquiste della Guardia di Finanza. E ancora vediamo le bellezze di Napoli. Giorì completa il suo dipinto, il murale da record delle Universiadi, pensate un po', è alto 100 metri e lo vediamo proprio ritratto in questa immagine. E infatti il primo è stato Patrizio Oliva, poi a poco si sono aggiunti altri 4 volti, ritraggono più atleti, uno per ogni provincia della Campania. Oltre al pugile napoletano appaiono Antonietta De Martino per Salerno, Nando De Napoli per Avellino, Nando Gentile per Caserta e Carmelo Imbriani per Benevento. Il giorno del solstizio d'estate, Giorì conclude il suo maxi murale da record, alto ben 100 metri. E ancora vediamo le altre notizie, cronaca, questa volta si parla di rifiuti, lo facciamo con il Mattino. Le cartelle mai spedite, beffatari per 80.000 famiglie napoletane, infatti a fronte di circa 380.000 utenze tari, la tassa sui rifiuti, sono stati emessi 350.000 avvisi di pagamento, tenendo presente che l'ultima data utile per pagare è venerdì, in quanto la scadenza del 30 cade di domenica, ne mancano ancora 30.000 da consegnare in poco più di 100 ore. Ma la vera domanda è: quanti di questi avvisi di pagamento sono arrivati realmente nelle case dei napoletani? Impossibile sapere dal Comune questo dato. A domanda precisa nessuno ha voluto o potuto rispondere, circolano stime ufficiose secondo le quali almeno il 20%, che significa 80.000 cartelle, non siano arrivate a destinazione per svariati motivi, e questo diventa una vera e propria beffa per i napoletani. E intanto continuiamo a vedere ancora le notizie in primo piano, bilancio e servizi sempre da Napoli, l'ultima, pensate un po', in Italia per efficienza, i comuni incidono solo in minima parte sul debito pubblico, secondo uno studio della CGA di Mestre presentato a Napoli in un convegno organizzato da ASME, l'Associazione per la Modernizzazione e la Sussidiarietà degli Enti Locali. Il debito deriva per il 96,3% dalle spese delle amministrazioni centrali, la quota residua spetta tutte le amministrazioni periferiche e solo l'1,6% del totale viene dal comuni. Ma per l'economista Carlo Cottarelli, dal 2014 in poi i tagli degli enti locali sono stati decisamente troppi e perciò occorre partire da questa considerazione per focalizzare lo sguardo sulla situazione complessiva di quelli che sono i municipi italiani. E ancora vediamo, parliamo di cronaca, questa mattina si parla dello striscione anti-Salvini a Salerno, archiviate le indagini sui due giovani, tanto rumore per nulla, come direbbe Shakespeare. Le polemiche, ma soprattutto l'inchiesta sullo striscione anti-Lega esposto da alcuni attivisti anti-salviniani, è fatto rimuovere dagli uomini della Digos presso l'abitazione di una signora nei pressi di Piazza Portanova nel giorno del comizio elettorale del ministro degli interni Salvini lo scorso maggio, si chiudono con un'archiviazione disposta dal gruppo Marilena Albarano. Il giudice per l'indagine preliminare non ha infatti riconosciuto l'accusa di turbativa di propaganda elettorale a carico di Ennio Riviello e Gianpietro Perruso, indagati per aver esposto uno striscione sul quale era scritto "Questa Lega è una vergogna". Ora si attendono soltanto le motivazioni per capire cosa abbia indotto il magistrato ad archiviare il fascicolo. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da 8 pagine. Universiadi, sopralluoghi a Fisciano e a Pagani. E infatti oggi 25 giugno sono in programma i 2 sopralluoghi negli impianti sportivi già ristrutturati con i fondi della Regione Campania, stanziati appunto per le Universiadi 2019. Alle 9.30 il presidente Luca sarà al campus universitario di Fisciano presso la mensa e il villaggio degli atleti allestiti dalla società regionale Adisurc. Quindi visiterà gli altri impianti e il campo sportivo di Fisciano. Insomma, si traggono adesso i risultati di questa importante manifestazione che prenderà il via la prossima settimana, ormai ci siamo, e intanto si fa il controllo delle strutture. E ancora vediamo le altre
altre notizie da 8 pagine, Taurasi in fiore, ecco i vincitori premiati dal Forum Donne. E vediamo appunto delle donne contente di questo premio, Taurasi in fiore, premiati dal municipio del Forum delle Donne, Giuseppina Fierro per la categoria Balconi, ex aequo Giardini, Silvana Pellegrinaggio e Angela Giovino, gruppi di quartiere Largo, Porta Maggiore e Via Municipio. Ricordiamo sempre che i fiori sono una bellezza veramente ineguagliabile, però cerchiamo semplicemente di fare in modo che questi fiori siano presenti sui nostri balconi con cura e con amore sempre, non solo nel caso di eventuali manifestazioni, ma sempre, perché l'amore deriva proprio dalla cura quotidiana, non dal singolo giorno in cui vengono esposti. E intanto vediamo le altre notizie da Benevento, Forum Aree Interne, sindaci rispondono all'appello dei vescovi. E infatti è stata ieri la prima giornata di lavoro per il Forum degli amministratori in Campania, promosso da 5 vescovi delle aree interne. L'iniziativa ha preso il via nel pomeriggio di ieri al Centro La Pace di Benevento e proseguirà fino a domani mercoledì con una serie di laboratori tematici. L'obiettivo è fare rete per guardare al futuro delle aree interne, per reagire alle difficoltà, proponendo insieme un programma di sviluppo e di crescita. Come ribadito dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, si parte dal rifiuto di aderire alla rassegnazione, che l'unica possibilità sia solo ritardare la morte dei territori, ma che è anche necessario agire con un progetto strategico che miri a privilegiare l'interesse comune. Non intendiamo come vescovi sostituirci a nessuno, non spetta a noi formulare progetti di chiara valenza politica, ma piuttosto proporre un metodo che tenga fermo il primato della comunione, il metodo di camminare insieme e fare rete, programmando insieme una politica di sviluppo. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da questo quotidiano, si parla di ISEE falsi per pagare meno tasse, pensate un po', irregolarità per ben 83 studenti e infatti dichiarazioni ISEE contraffatte per pagare meno tasse. Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno concluso una prima serie di controlli nei confronti di numerosi studenti residenti nella provincia di Salerno che hanno beneficiato di agevolazioni per le tasse universitarie sulla base delle autocertificazioni ISEE con le quali avevano dichiarato di versare in situazioni di difficoltà economiche o comunque di rientrare nelle fasce reddituali utili per l'ottenimento del contributo richiesto. Ovviamente l'autocertificazione è un gran mezzo per rendere delle dichiarazioni, ma ovviamente quando utilizzate nel termine giusto, perché sicuramente se un'autodichiarazione forse non suscita un particolare interesse nel momento dell'emissione, poi viene sottoposto a un controllo e in base a questo ecco qua che accadono casi del genere. E insomma cerchiamo di non truffarci perché è un problema. E ancora sempre si parla di truffe, finte pepite d'oro per questa volta, però per la banda era un lavoro. E infatti le truffe agli anziani erano gestite come un'azienda con tanto di capi, orari di lavoro fissi, sabato e domenica erano di festa e trasferte pagate. La provvigione veniva stabilita in base alla difficoltà, alla distanza, ai rischi corsi durante il raggiro. I capi erano molto severi, in caso di contestazioni o errori arrivava subito il licenziamento. Sgominata infatti la gang nel napoletano con 12 provvedimenti cautelari e 100 i carabinieri impegnati tra Siena, Napoli, Milano, Brescia, Rimini e Pistoia per i provvedimenti emessi dal GIP di Siena per accuse che vanno dall'associazione per delinquere all'estorsione, alla truffa aggravata, al favoreggiamento personale o reale, alla ricettazione. Sono 50 gli episodi ricostruiti con cui i criminali hanno messo le mani complessivamente su circa 200.000 euro tra contanti e gioielli, ed era Napoli la centrale. Da lì partivano le telefonate, venivano organizzati sopralluoghi, ma i colpi venivano effettuati proprio nel nord Italia. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina dai quotidiani online. Da Caserta News, lo scandalo in municipio, chiesto il processo per 20. Il PM ha invocato il giudizio, il rinvio a giudizio per gli indagati nell'inchiesta su sesso e corruzione in comune in 5 tra abbreviato e patteggiamento. E questo infatti ha determinato 20 richieste di rinvio a giudizio. La richiesta del Pubblico Ministero Vincenzo 40 che ha invocato il processo per tutti gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione per le pratiche edilizie al comune di Castelvolturno. E questa è una vicenda che ormai ha lasciato il segno. Infatti l'indagine coordinata dalla Procura e svolta dai Carabinieri aveva svelato il sistema di corruzione all'interno dell'ufficio tecnico del comune di Castelvolturno per le pratiche edilizie. Le attività investigative facevano emergere nell'immediato la figura di un professionista locale, il geometra Verrazzo, il quale nel passato aveva collaborato come tecnico esterno e con contratto a termine
con l'UTC di Castel Volturno. Sin dalle prime fasi veniva alla luce, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali captate, un diffuso sistema corruttivo in cui era protagonista il personale addetto all'ufficio tecnico del comune di Castel Volturno e nello specifico il dirigente Carmine Novielle ed alcuni dipendenti, tra cui Antonio Di Bona. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati da Caserta News. Sequestrata la griglia dei Reggi Lagni, ecco le accuse per l'amministratore della SMA, sversamento di rifiuti e mancata manutenzione delle griglie alla base dell'inchiesta nella procura. E infatti questo, lo sversamento di rifiuti nei canali dei Reggi Lagni, mancata manutenzione della griglia e contenimento scarichi illeciti in mare. Alcune delle accuse mosse alla SMA, la società affidataria della gestione dell'impianto di grigliatura posto alla foce dei Reggi Lagni. Nello specifico un 53enne di Casorio, residente a San Giorgio a Cremano in quanto rappresentante della SMA Campania, senza le prescritte autorizzazioni avrebbe effettuato attività di raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti per circa 56.440 kg provenienti dalla separazione di mezzo di pala meccanica di rifiuti grossolani dalle acque del canale dei Reggi Lagni e dei rifiuti trattenuti dalla griglia. In questo modo avrebbe violato le norme che prevedono che la corretta gestione dei rifiuti debba prevedere misure volte a proteggere l'ambiente e soprattutto la salute umana. Insomma, tutto fatto proprio al contrario di quello che le norme prevedono. E ancora da Orta di Atella, cattivi odori notturni, il blitz del sindaco al depuratore Villano all'impianto dopo le proteste dei cittadini, lavoriamo a difesa della salute pubblica. Questa è la dichiarazione dopo la puzza nauseante che si è avvertita la notte, cittadini costretti a barricarsi in casa e polemiche feroci sui social con minacce di proteste in piazza. I miasmi notturni non sono di certo passati inosservati, a farne le spese anche il sindaco Villano che abitando ad Orta di Atella non ha potuto fare altro che dare ragione ai cittadini infuriati. Così una mattinata di ieri il primo cittadino si è recato insieme ai componenti della giunta ed alcuni consiglieri comunali di maggioranza al depuratore presente in via Bugnana ad Orta di Atella per un incontro col responsabile sul sito che sarebbe la causa della puzza. È condizionale d'obbligo perché secondo il parere dei tecnici dell'impianto presente all'incontro il depuratore grazie ai lavori già eseguiti versa in condizioni migliori di qualche mese fa e pertanto a loro parere non è la causa dei cattivi odori. Adesso vedremo se riusciranno a determinare proprio questi miasmi da dove provengono. E con questa notizia terminiamo anche per oggi la rassegna stampa. Vi ringrazio per essere stati con noi e aver scelto Teleprima. Ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre la possibilità di fare informazione insieme a voi e soprattutto vi do l'appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, ma soprattutto vi auguro una meravigliosa giornata per oggi. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.